siamo qui al Company Car Drive a Monza, all'autodromo di Monza, come Mercedes, per parlare di cosa? Per parlare di CASE. Cos'è CASE per Mercedes? Dietro questo acronimo si nasconde la vera e propria essenza, la strategia di Mercedes che parte già da oggi per i prossimi anni. Quindi parliamo di vetture, parliamo di connettività delle vetture, parliamo comunque di guida autonoma, siamo all'interno appunto della F015, quindi il prototipo della guida autonoma del futuro, parliamo di car sharing e parliamo soprattutto di elettrico. Per noi nel mondo business la parte dell'elettrico gioca un ruolo veramente fondamentale. Per Mercedes comunque nel mondo business abbiamo definito tre orizzonti temporali che possono in qualche modo accompagnare lo sviluppo di tutto ciò che comunque è il mondo elettrico e l'elettrificazione. Primo orizzonte temporale, comunque noi abbiamo definito un target che è quello degli early adopters, ovvero persone che già oggi fanno un utilizzo o possiedono un'auto comunque plug-in hybrid. In questo contesto per noi sono fondamentali i top manager delle multinazionali, quindi aziende che ovviamente comunque vogliono dare un'immagine di sé ecosostenibile, e quindi le vetture plug-in hybrid che noi abbiamo in gamma sono il perfetto target di riferimento. Avremo a breve un secondo orizzonte temporale, un gruppo che sono gli urban drivers. Per noi gli urban drivers la vettura di riferimento non può che non essere la Smart Elettrica, che lanceremo il prossimo mese. La Smart Elettrica per noi comunque è fondamentale soprattutto per un target di cliente, di aziende che operano in contesti urbani, ma anche autorità locali come comuni. Ed infine comunque insieme alla Smart Elettrica potremmo sviluppare concetti di car sharing con le aziende, quindi non parliamo di un concetto di car to go dove siamo già stati pionieri a partire dal 2009 e che in questo momento non sarà possibile sviluppare perché non abbiamo ancora in Italia un adeguato sistema di infrastrutture, ma lo faremo più avanti prendendo appunto esperienze da Amsterdam, Madrid e Stoccarda dove è già implementato un concetto di car to go elettrico. Ma in questo caso parliamo di concetti di car sharing legati al corporate car sharing delle aziende. Questo sarà sicuramente uno sviluppo di mercato che sarà molto molto importante per Smart. Infine avremo un terzo orizzonte temporale che sono quello dei forerunners per noi, ovvero dei precursori. Sono persone che sostituiranno la propria vettura o il proprio utilizzo di vettura di un motore endotermico con un motore assolutamente elettrico e lo faranno grazie alla nostra gamma EQ, quindi una gamma che darà autonomie comparabili rispetto a quelle attuali, a quelle odierne, e potranno sfruttare il piacere di guida che solo un motore elettrico può dare.